Cara Giulietta, spero tu stia bene. Mi chiamo Svriti, vivo in Francia da 6 anni, ma sono originaria del Nepal. Per quanto riguarda l'amore, ad essere onesta, non è ancora arrivato nella mia vita ed io sto per compiere 31 anni. Ti prego di non giudicarmi per questo. In realtà esiste una spiegazione culturale. Le donne nepalesi non cercano l'amore, perché tradizionalmente sono i genitori a occuparsi di trovare loro un marito. Sono cresciuta con questo pensiero e non mi sono mai preoccupata di innamorarmi, perché ho promesso alla mia famiglia che avrei portato avanti le nostre tradizioni. I miei genitori mi hanno sempre supportata in tutti gli aspetti della mia vita, tranne che nel trovare l'amore da sola. Con il tempo le cose sono cambiate e 2 anni fa i miei genitori mi hanno liberata dalla promessa di un matrimonio combinato, dicendomi che avrei potuto scegliere di sposare la persona di cui mi sarei innamorata. Ma il punto è che non ho mai cercato l'amore prima di adesso, quindi non so davvero da dove partire. Non so come usare questa libertà. A volte penso di non sapere cosa voglia dire innamorarsi. Sono sempre stata una ragazza single fino ad ora e me la sono goduta appieno. Amo la vita e oggi sento di essere nel mio momento più felice, anche se un angolo del mio cuore aspetta da sempre quella persona speciale, la mia persona. Sento che è arrivato il momento che lui si palesi. Ma sembra che l'infinita attesa della persona che mi amerà e che amerò con tutto il mio cuore non sia ancora finita. Non ho mai cercato l'amore per mio conto, quindi non so come funzioni e ne sono anche un po' spaventata. Noto che i miei amici e amiche innamorate in un modo o nell'altro soffrono a causa dell'amore. Hanno costruito palazzi di sacrificio e lacrime. Non vedo amore senza sofferenza, senza tristezza. Sembra così complicato, angosciante. Anche tu, Giulietta, hai sofferto per amore. In questi momenti sento di non volere quel tipo di amore nella mia vita, quello pieno di obblighi, lacrime, angoscia. Tutti dicono che l'amore è sofferenza, ma se è davvero sofferenza, allora non lo voglio. Preferirei decisamente condurre una vita solitaria, piuttosto che stare con qualcuno che si prende tutte le mie lacrime in cambio di una goccia d'amore. Voglio l'amore gentile, empatico e felice. Pensi che questo tipo di amore esista? O è solamente nella mia immaginazione? Mi sento molto fortunata per aver sperimentato le tante forme dell'amore, dalla mia famiglia ai miei amici, all'amore per gli sconosciuti. Ma vorrei poter provare anche solo per una volta nella vita l'amore romantico. Capisco che siamo destinate a baciare una grande quantità di rane prima di incontrare il nostro principe, ma io non voglio baciare rane. Voglio baciare l'amore e renderlo il mio principe per sempre. Non capisco se quello che penso e mi aspetto dall'amore sia irreale o semplicemente non sono abbastanza coraggiosa per innamorarmi e questo è il mio modo di proteggermi dal crepacuore. Ma lo desidero davvero. Io non voglio cadere nell'amore, ma crescere nell'amore. Grazie per il tuo tempo e per aver ascoltato la tua pazza amica. Sriti, Francia, 2021. Thank you.